Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Oggi, come potete vedere, mi è arrivato un pacco da strumentimusicali.net. Perché? Perché qualche video fa ho parlato della prima batteria, o comunque di una batteria economica che suoni bene, ma quella batteria, che era una figata ovviamente, aveva un bel suono, aveva l'hardware perfetto, aveva tutto, ma le mancava una cosa a quella batteria, nel senso che i piatti non erano il massimo. Quindi strumentimusicali.net ha deciso di mandarmi un po' di piatti da provare, un po' di set di piatti da provare che adesso vedremo, così almeno se state cercando dei piatti economici, che magari sono i primi piatti che comprate e quindi volete spendere non troppo ma avere dei piatti comunque fighi, dei piatti che suonino bene, ve li faccio sentire. Vi dico già che però sono un po' di piatti, quindi non fermatevi al primo, guardate tutto il video perché vi faccio vedere piatti di un po' di marche famose, però non tanto per dirvi questo suona meglio, questo suona peggio, questo di qua, questo di là, ma per spiegarvi quali sono le particolarità di ogni piatto, perché magari c'è un modello che è più fine quindi va meglio per fare questo, c'è un modello che è più spesso quindi va meglio per fare l'altro, quindi ve ne voglio parlare un po'. Vi ricordo che oltre il video qui sotto in descrizione potete cliccare sul link per andare all'articolo sul sito Gastube e lì ci sono scritte anche altre cose oltre a quelle che vi dico oggi nel video, quindi mi raccomando, fateci un giro. Quindi detto ciò, direi che possiamo partire, sigla e poi unboxing. L'unboxing di oggi si dividerà in quattro, non sarà un unboxing unico, ma vi farò una parte di unboxing, spiegazione, una parte di unboxing, spiegazione, eccetera, 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 così che non vi perdiate, non vi voglio far vedere tutte le cose che ci sono qui dentro subito e poi andarvi a spiegare e dirvi quella che avevo unboxato prima e questa... No, ogni volta vi tiro fuori un pezzo da questa scatola, così è sempre una sorpresa, ma direi che possiamo incominciare quindi questo primo unboxing. Allora, direi che qui dentro ci sono un po' di cose, un po' tante cose in realtà. Partiamo di qua. Prima cosa, set Paiste. Paiste è una delle marche più famose, ovviamente, dei piatti della batteria. Direi che partire da Paiste ci sta. Questo è ovviamente un set, non ve l'ho ancora detto ragazzi, però quelli che vedremo oggi sono dei set di piatti già preimpostati, diciamo, con all'interno un Crash, un Ride, un Charleston, e poi vedrete che ci sono anche delle altre sorprese con piatti particolari, eccetera. Ma, oltre a ricordarvi che ci sono tutti i link qui sotto in descrizione, vi dico anche che tutti i piatti che vedete oggi sono acquistabili separatamente. Quindi se vedete un piatto della Paiste di questo kit che vi piace e volete acquistare solo quello, lo potete fare. Ovviamente comprare i kit è un pochettino più conveniente, perché magari comprate tre piatti e c'è uno sconto rispetto a comprare tutti i piatti separati, però vabbè, fate voi. Quindi il primo kit che andiamo a vedere è questo qua, Paiste PST3, quindi andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Partiamo dal Ride. Allora, il Ride, che mi sta scivolando, è un Ride da 20, questo qua, il PST3 da 20, molto 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 bello come Ride, e tra l'altro 20 non è male perché è quella misura che non è né troppo grande né troppo piccola, quindi ci sta alla grande. Ci sarà un Crash, eccolo qua, da 16 pollici, questo qui. Infine Charleston 14 pollici, ottimo questo Charleston da 14 pollici, mi piacciono di più i Charleston da 14 pollici, mi ricordo che il mio primo set di piatti, che era un PST3 proprio, aveva il Charleston da 13 pollici, bello, però dipende da che suono volete avere, perché ovviamente il Charleston da 13 pollici è un po' più acuto, invece questo da 14 è un pochettino più basso come suono, mi piace di più, mi piace di più. Adesso vado a raccontarvi un po' questi piatti, ve li faccio sentire, vi spiego un po' di cose e poi dopo passiamo all'altro unboxing. Quindi i piatti, come vedete, sono già tutti smontati, vado a montarli sul set e arrivo.
questo primo kit che andiamo a vedere, come vi ho detto, è un kit che io in realtà conosco già un po', perché è stato il mio primo kit. In realtà io avevo tutti i Pirate PST3, non solo il Charleston, come vi ho detto prima, e ho trovato un sacco di differenze, nel senso, per prima cosa, ad esempio, il ride. È completamente diverso. Quello che avevo io era molto più spesso e quindi più duro come suono, molto più secco, e sinceramente non era il massimo. Questo è migliorato tantissimo. La campana è sempre molto acuta e molto tagliente, a me non fa impazzire il suono della campana, però a gusto personale. Mentre quando cresciamo il ride, cioè usiamo il ride come crash, potremmo quasi usare questo kit come se avessimo un crash più un altro crash che fa anche da ride, o un ride che fa anche da crash, è uguale. Il crash secondo me è un crash abbastanza normale, con molto attacco, un sustain medio, dura abbastanza ma senza esagerare, però è una questione di gusti. A me i piatti troppo acuti non fanno impazzire, però poi ovviamente dipende da cosa fate, da che idea avete, da che genere fate. Charleston, anche qui niente male, per niente male. Buona pastosità, io lo chiamo pastosità, mi piace questo termine perché fa capire se il Charleston è super secco oppure è pastoso. Pastoso. Secondo me questo qua è un insieme delle due cose, perché è abbastanza secco come suono, però allo stesso tempo è anche abbastanza pieno. Devo dire che questo kit è comunque un kit abbastanza versatile, possiamo suonare tutto con questo, però adesso sono curioso di andare a vedere anche gli altri. Questo teniamolo come kit buono. Adesso prendo il pacco e vado a farvi il secondo spacchettamento. Secondo unboxing, cioè l'unboxing è sempre lo stesso. Secondo pacco che tiro fuori da questo pacco. Sabian B8X è il secondo kit che andiamo a vedere oggi, quindi direi che posso aprirlo e spiegarvi che cosa c'è dentro, o comunque dirvi la grandezza dei piatti che ci sono dentro. Ma se non sbaglio è simile a quella di prima, ma il fatto è che dopo vi spiegherò bene perché cambiano un po' materiali, spessori, eccetera eccetera eccetera. Qui dentro abbiamo, mazza che spessi che sono questi piatti qua, ah, tutti e tre insieme, va bene, ah, perché sono, che figo, così bello, cioè così, così sapete cosa sono. Questi piatti qua vengono dati tutti insieme, come potete vedere, così almeno anche a trasportarli è molto comodo perché stanno tutti fermi. Il problema è che... come si fa? Pinze! Allora, partiamo dal Charleston questa volta. Charleston, anche lui da 14 pollici, come potete vedere, però, vi dicevo la questione materiali, perché è un colore proprio diverso. Ogni piatto è fatto con materiali diversi per avere suoli differenti. Quindi comunque Charleston da 14 pollici, Crash da 16 pollici, Teen Crash da 16 pollici, Ride da 20 pollici, anche questo ve l'ho detto, 20 pollici è un ottimo compromesso per un Ride. Quindi andiamo a provare anche questi. I Sabian B8X sono dei piatti completamente diversi dai Paiste di prima. Prima vi ho detto che il suono dei Paiste era abbastanza acuto e tagliente. Questo continua a essere abbastanza tagliente, in realtà un po' meno di quelli di prima, ma più improntato verso le frequenze basse. Se noi andiamo a sentire il ride, che in realtà di questo kit è la cosa che mi ha stupito di più, ha un suono veramente molto controllato verso le medio-basse come frequenze, ma più che altro la cosa che mi ha stupito veramente tanto è la versatilità di questo piatto. Cioè questo piatto lo possiamo utilizzare a fare tutto, dal rock
al jazz. La campana, ottima perché non è troppo presente, e soprattutto la figata pazzesca è che, essendo un piatto non troppo spesso, lo possiamo utilizzare anche come crash, quindi quasi come se avessimo due crash. Oltre a questo, gli altri due piatti ottimi: Charleston super pastoso, bello come piace a me, sempre improntato abbastanza verso il medio basso, buona presenza sia suonato chiuso sia suonato aperto. Crash normale, un buon crash, buon attacco, un sustain medio, non troppo chiuso, neanche troppo aperto. Non troppo basso questo come intonazione, un po' più verso il medio alto in confronto agli altri due pezzi di questo set. Adesso andiamo avanti e passiamo al terzo unboxing, o terzo spacchettamento, terze cose che faccio uscire da quella scatola. Eccoci di nuovo, impostazione, spacchettamento, quindi adesso andiamo a vedere il terzo kit, che è il penultimo kit, e vi dico che questi due ultimi kit sono di due marche molto grandi, enormi di piatti, quindi direi che possiamo sicuramente continuare. Ho aperto al contrario? Sì. Zildjian, e vi parlo di questa nuova serie, la I. Anche qua, come potete vedere, ma comunque ve li faccio vedere veramente, non solo sul pacco, abbiamo Charleston da 14 pollici, Crash da 16 pollici e Ride da 20 pollici. Come potete vedere, alla fine questi kit come grandezze sono abbastanza standard, perché secondo me queste grandezze qua, soprattutto per chi inizia, sono perfette. Non sono troppo grandi ma nemmeno troppo piccole, quindi sono ottime. Eccolo qua, qui c'è il Ride da 20 pollici, tra l'altro è molto bello da vedere. Non so se si vede con la luce così, ma direi di sì. Qui abbiamo il Crash da 16 pollici, anch'esso molto bello da vedere con la luce contro. E poi Charleston, che è qui. Uno e due. Ricordo, per chi ha cominciato da poco a suonare la batteria, che per quanto riguarda il Charleston, sopra ogni piatto c'è sempre scritto bottom e top. Ricordatevi che il Charleston ha due piatti, e non è che sono uguali i piatti, non è che se ne mettiamo uno sopra e l'altro sotto a caso va bene. No, c'è il piatto sopra e il piatto sotto. Ok, unboxati, adesso andiamo a provare anche questi. La famiglia I della Zildjian è veramente molto interessante. Questi modelli di piatti, I in turco sta per Ilham e significa ispirazione, e devo dire che effettivamente questi piatti sono diversi dagli altri come caratterizzazione, diciamo, riescono a caratterizzare molto il drumming di un batterista, perché nonostante siano piatti ancora nella fascia economica, hanno comunque un suono molto particolare che riesce appunto a rendere caratterizzante tutto quello che stiamo suonando. Partiamo dal Ride, che non vedete, però vabbè, metto la telecamera dall'alto. Poi tra l'altro, se vi piacciono queste cose con telecamere dall'alto, del fianco, eccetera, scrivetemelo qui sotto nei commenti, che sto facendo un po' di prove, così almeno ho anche un feedback da voi. Vi dicevo che il Ride mi è piaciuto tantissimo, perché in generale anche questa serie, come quella della Sabian, forse questa ancora di più, è molto tendente verso il basso. Come
come sapete a me i suoni bassi piacciono tantissimo e questo ride è veramente ottimo. Per il resto anche gli altri due pezzi di questo kit, il Charleston e il Crash, mi hanno convinto molto. Il Charleston è super pastoso e sempre mantiene quella caratteristica bassa. Si comporta molto bene anche quando è proprio chiuso. Ogni tanto i piatti economici, quando sono chiusi, fanno un po' più fatica. Gli escono quelle frequenze un po' strane che danno fastidio. A lui no. Per quanto riguarda il Crash, è abbastanza secco come suono, non decisamente troppo basso. Però non è niente male, anche il sustain è abbastanza lungo, non è proprio secco e finisce subito, quindi ottimo. Per fare rock, secondo me, raga, questo set è proprio bello. Quindi direi che vi ho detto tutto, passiamo a spacchettare ancora l'ultimo kit. Ultimo kit che andiamo a prendere dentro questa scatola enorme è un kit con una sorpresa in realtà, perché prima vi ho detto tutta la questione dei kit che alla fine sono sempre più o meno tutti, non dico uguali, ma con i diametri simili, e poi in realtà la cosa che cambia sono tutta la questione di come sono fatti i piatti, se sono più spessi, più fini, il suono eccetera, di cui comunque vi sto parlando. Ma questo piatto ha una sorpresa, nel senso che acquistando i piatti, allora, acquistando questo kit non avete solo i piatti di cui vi ho parlato prima, ma mo vi spiego. A parte gli stampini della mail, che sono molto carini, devo dire, questa è la serie HCS oppure HCS, con Ride da 20, Crash da 16, Charleston da 14 pollici, ma attenzione, non finisce qui, uno splash da 10 pollici in omaggio. Quindi in realtà avete la possibilità di prendere o lo splash o delle sordine per i piatti con questo kit. Io ho deciso di prendere lo splash perché a me lo splash piace molto, quindi anche qua vado a provare tutto, monto anche lo splash e poi prendo tutto il kit. Ultimo set che andiamo a vedere, i Mail HCS. La sorpresa, la vera sorpresa di questi piatti, come vi ho detto prima, è lo splash da 10. Voi avete due possibilità: o prendere il kit con tre piatti più lo splash come ho fatto io, oppure prendere il kit di tre piatti, sempre Charleston, Crash e Ride, più delle sordine per piatti. Lì dipende da che cosa state cercando, dipende da cosa volete. A me lo splash piace un sacco, poi in più questo splash devo dire che è molto carino perché ha un suono molto acuto ma secco, cioè si ferma quasi subito. A me questi splash che fanno e poi si fermano piacciono tantissimo, molto alla Mike Portnoy, diciamo. Per il resto questo kit è molto interessante, il Ride mi ha convinto molto, soprattutto per quando lo suoniamo normale con la punta, perché ha un suono bello pieno, controllato e abbastanza verso le basse frequenze. La campana è buona quando lo cresciamo più o meno, perché è un po' spesso comunque come piatto, quindi da Crash non funziona così bene. Invece il Crash proprio è ottimo, perché è come anche lo splash in generale, questi piatti sono molto asciutti tra virgolette, nel senso li suoniamo, hanno un buon attacco, un buon volume, però finiscono molto in fretta. Ovviamente finiscono molto in fretta, non vuol dire che finiscono subito, il suono non finisce subito, il sustain non è zero, però comunque hanno tanto attacco e poi la decadenza del suono arriva molto in fretta. Il Charleston non è per niente male, se devo dire forse è quello che mi ha convinto meno, perché è un po' più
secco, nel senso quando lo suoniamo soprattutto chiuso, alcune volte escono quelle frequenze che per alcuni generi potrebbero essere un po' fastidiose. Per il resto, comunque, quando lo suoniamo invece più aperto, non male. È meno pastoso in confronto agli altri kit, questo Charleston. Però comunque ci sta. In generale, consiglio questo kit soprattutto a chi vuole una sonorità molto secca. Nel senso, il suono finisce abbastanza, tra virgolette, subito. Quindi chi vuole un suono con molto attacco e non troppo sustain. Con questo io direi che posso finirla qua, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vorrei ancora ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato tutti questi kit di piatti, perché senza di loro sarebbe stato impossibile potervi far sentire in un solo video 4 kit di piatti di 4 marche diverse. Come avete visto, tra l'altro, sono tutti piatti diversi, nel senso, ok, che magari sono piatti ancora tra quelli economici, ma ogni kit di piatti ha una propria personalità, quindi in base al suono che volete, in base a che genere suonate, in base a cosa fate, avrete un kit di piatti preferito. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro kit preferito di questi 4 che avete sentito. Ovviamente di tutti questi kit avete il link qui sotto per andare a vedere le specifiche, per andare a vedere prezzi e tutto su strumentimusicali.net. Vi lascio tutto quanto qui sotto. Detto questo, comunque io direi che posso anche finire qua. Vi ricordo anche qui sotto in descrizione c'è l'articolo sul sito GasTube, cliccate qui sotto, andate direttamente sul sito GasTube, è molto figo come articolo, ci sono scritte alcune cose in più, alcuni dettagli in più, quindi completa un po' questo video, va un po' a completare il video, vi consiglio di leggerlo, tanto è molto breve, ci mettete 5 minuti a leggerlo, ma avete un po' di informazioni in più, io vi consiglio di leggerlo. E con questo direi che possiamo finirla qua, quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!